Ecco perché il Movimento 5 Stelle non vuole questa discriminazione, non vuole creare vittime di serie A e vittime di serie B, ma vuole dare giustizia a tutte le vittime con una sanzione che possa veramente garantire, anche come deterrente, i comportamenti, che i comportamenti appunto sul luogo di lavoro, sui cantieri appunto vengano meno, i comportamenti che violano queste norme e che appunto le vittime della strada possono aver riconosciuto la stessa sanzione sia che si commetta una violazione sia che ne si commetta un'altra. Ecco perché noi chiediamo l'approvazione di questo emendamento che riporterebbe giustizia, equità e mancanza ed eguaglianza appunto tra le vittime. Grazie. Grazie a lei. Prima di dare la parola all'onorevole San Nicandro, saluto gli alunni e docenti dell'Istituto Paritario Marymount di Roma che sono presenti in tribuna e seguono i nostri lavori. A questo punto la parola all'onorevole San Nicandro, prego. In effetti il collega Ferraresi ha ben individuato un problema. Come meglio si capirà quando vedremo le norme di coordinamento e transitorie? Qual è l'operazione tecnica che è stata operata? È stata operata l'operazione per la quale si è portato al di fuori del 589 la materia dell'omicidio, chiamiamolo stradale, questa brutta espressione che in italiano è un'aberrazione, ma ne parliamo semmai successivamente, si è portato fuori abbandonando, diciamo così, alla sua sorte il delitto di omicidio per infrazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Ora è evidente che, come è stato rilevato, qui c'è un problema sempre di equilibrio di norme. Di equilibrio di norme all'interno dell'omicidio stradale e di equilibrio di norme nei confronti degli altri tipi di omicidi. Cioè, non dimentichiamo che in Italia abbiamo una trentina di forme di omicidio, non vorrei che fosse trascurato, perché abbiamo la classica tripartizione come sistema e poi abbiamo l'omicidio, non so, del coniuge. Che tra attenuanti e forme autonome abbiamo una trentina, ripeto, adesso mi interessa la sistemazione giuridica, ma abbiamo l'omicidio del coniuge che è penalmente indicato, abbiamo l'omicidio del fratello, abbiamo l'omicidio dell'ascendente, degli ascendenti o dei discendenti, abbiamo l'infanticidio, abbiamo l'omicidio del consenziente, avevamo, lo dico a chi è nato dopo il 1981, avevamo il delitto d'onore. Tanto per citarne alcuni, ripeto, è evidente che la materia è vasta, è complessa. Non è che, come dire, noi, almeno io, mi ritengo talmente modesto da non avventurarmi in livellamenti o di equilibrio di pene che potrebbero essere, come dire, che è un'operazione molto, ma molto difficile, comunque è un'operazione sistemica che non si può fare con un emendamento. Comunque gli emendamenti del Movimento 5 Stelle. Sono utili, molto utili. Sapete perché? Perché fanno giustizia della demagogia che è stata che pervade la che per, ha pervaso la discussione di carattere generale. Perché qui si è parlato di introduzione di nuove forme di nuovi reati, giocando forse sulla tecnicità. Ma la verità è che tutto quello che stiamo facendo già esiste. È già punito l'omicidio per infrazione alle norme sulla strada, è già punito l'omicidio del drogato, o meglio, di chi guida sotto effetto di droghe, di chi guida sotto l'effetto di alcol, di chi in questa maniera uccide una pluralità di persone, oppure uccide una pluralità di persone e ferisce un'altra pluralità di persone. Cioè, non è che è l'anno zero, come qualcuno vuol fare intendere. Lo so che, ripeto, la litania di Renzi è che con lui è cominciato il mondo nuovo, ma il mondo nuovo in verità non esiste, perché tutto ciò che noi oggi stiamo facendo è semplicemente, ed è stato chiarito da Ferraresi con tutti i suoi emendamenti, stiamo semplicemente aumentando le pene, operazione già, come dire, già ritenuta insufficiente. Già comunque praticate nel passato, perché qui se andiamo a fare la storia di questa norma, di queste norme, vediamo che queste norme nell'origine, quando erano quando fu introdotto il codice e negli anni successivi, queste norme hanno subito una evoluzione sostanzialmente relativamente all'aspetto della pena. Ora,
aggiungo soltanto velocemente quest'altra annotazione, che noi sembriamo degli schizofrenici, perché non è che da un lato per alcuni provvedimenti parliamo di messa alla prova, di prevenzione, di pene rieducative e compagnia bella, poi dall'altro lato ci comportiamo con la consueta trita, come dire, logica, inefficiente e inefficace, come è stato giustamente detto anche dal collega dei Fratelli d'Italia, che è quella che noi tutti quanti conosciamo. Aumentiamo le pene in tale maniera, facciamo un favore alla opinione pubblica che così voleva. D'altra parte, questo ritengono l'Associazione Nazionale Magistrati, l'Associazione Forense e il Consiglio Nazionale Forense, a varie associazioni. Abbiamo finito, Presidente. Obbedisco. Grazie, onorevole San Nicandro. È scritto a parlare l'onorevole Cirielli, ne ha facoltà. Sì, Presidente, noi ovviamente stiamo parlando di modificare il codice penale inserendo, giustamente a nostro modo di vedere, pene molto pesanti per alcune condotte illecite, ed è evidente che quando il legislatore, quando la Camera dei Deputati, il Parlamento parla di questo, bisogna parlare, insomma, il tempo non è mai troppo poco. E è chiaro che c'è del vero in quello che dice il collega Ferraresi, nel senso che appare, così come quello che ha detto il collega San Nicandro, stiamo procedendo in maniera schizofrenica, interveniamo su una serie di reati, mentre invece una nazione seria, quando interviene sul codice penale, cerca anche di mantenere un equilibrio complessivo che dia un senso di proporzionalità.